10 giugno c'è Roma Pride, è l'occasione giusta anche se non sei gay. Scaccia i pensieri, sfila con noi, segui la folla e vola più in alto che puoi. Ehi, molla tutto, scendi in piazza, che Pride oggi si fa qui. Roma nostra per un giorno è così right. Sii te stesso fino in fondo, anche se poi dopo c'è chi vede solo culi al vento e dice stop. È qui a Roma Pride che dimostrerai l'orgoglio dei sentimenti che hai, unici, ma tu questo lo e sai. E adesso, oddio che fatica, i collettivi femministi LGBTQIAZ e gli spazi sociali. Siamo froce femministe senza decoro. I nostri sono corpi di migranti, di puttane, di froce, di gay, di lesbiche, di trans, di intersex, di queer. I nostri sono corpi che si ribellano a norme, stereotipi e ruoli di genere che ci opprimono e che imprigionano i nostri desideri. Rivendichiamo la forza rivoluzionaria dei nostri corpi e partecipiamo al Pride eccedendo e sconfinando, perché i nostri tacchi hanno la forza di 1000 stivali. Siamo indecorose e sconfiniamo dai decreti legge Orlando Minniti. Sconfiniamo da questa definizione di decoro che genera nuove forme di esclusione e persecuzione. Rifiutiamo le politiche di decoro urbano che marginalizzano, braccano, sgomberano ed espellono migranti e chiunque fuoriesca dai confini di accettabilità che queste leggi impongono. Rifiutiamo le politiche securitarie, perché le strade sicure non le fanno le telecamere e le operazioni militari, ma le froce che le attraversano. Siamo orgogliosamente indecorose, rivendichiamo le nostre esperienze di occupazione, riappropriazione ed autogestione degli spazi abbandonati e aggrediti dalla speculazione. Siamo froce femministe, abbiamo dichiarato guerra al patriarcato. La nostra guerra si combatte con la rivoluzione sessuale, culturale, economica e sociale. Sconfiniamo dei rapporti di potere generati dal patriarcato, che producono violenza sulle persone trans, lesbiche, gay e su tutti quei corpi che cedono e sconfinano dalla norma e dai ruoli di genere imposti. Le manifestazioni di quest'anno hanno riaperto il conflitto, abbiamo riempito le piazze di tutto il mondo e urlato la nostra lotta in tutte le lingue. Siamo indecorose. Terza, ultima frase. Siamo indecorose, siamo antifasciste, siamo autodeterminate, siamo libere di essere ciò che desideriamo e lottiamo come ci pare, anche con la tette, con le tette al vento e il rossetto sotto i baffi. E allora sconfiniamo! Siete pure rincoglionite, eh? Grazie, belle!